E allora, buonasera a tutti. Dobbiamo invertire? Ah, no, credo che non andasse bene come eravamo seduti. Buonasera a tutti. Questa sera parliamo del libro di Piero Dorfles, Il ritorno del dinosauro. È un libro che avevo sfogliato e che poi ho letto dopo che mi è stato chiesto di farne la presentazione. Devo dire, ho letto con attenzione, ma ho cominciato soprattutto a leggere con una certa preoccupazione, perché ho accettato di presentarlo, cosa che normalmente non faccio, dico in generale, presentazione di libri altrui, per molte ragioni: la stima, la simpatia personale, la gratitudine per Piero Dorfles, che è stato molto, molto caro e molto simpatico con me. Però, insomma, accettare di presentare un libro che non si è ancora letto implica un rischio. Implica il rischio che il libro non ti piaccia, oppure che ti solleciti spunti critici tali da non poter mentire, insomma. In particolare io temevo, rispetto a questo libro, che è un libro, come dice il sottotitolo, in difesa della cultura, temevo di scoprire, come dire, dei toni da laudatio temporis acti, cioè, insomma, una riflessione magari in qualche punto un po' passatista, di rifiuto della modernità e di lode, per l'appunto, del bel tempo andato, fosse anche solo dal punto di vista culturale. Fortunatamente non è stato così, anzi, ho trovato in alcuni punti, ne parleremo più in là in questo libro, alcune note garbatamente critiche nei confronti di chi si dedica a questo sport, cioè alla critica indifferenziata della modernità o alle riflessioni di tipo universalistico sul passaggio dei tempi. Ma a questo arriveremo fra un po'. Vedete, quando si fa la presentazione di un libro altrui, il rischio è gravissimo, e cioè è quello che si crei la situazione per chi presenta, se lui stesso o lei stessa ha scritto dei libri, che parli di sé. Tempo fa mi sono trovato a una presentazione che era fatta di un mio libro fatto da uno scrittore, e questo qui ha detto: oggi parliamo di un romanzo di Gianrico Carofiglio, sapete che anch'io scrivo romanzi? E vi giuro, ha parlato per 35 minuti di un suo romanzo di cui titolo non posso dirvi perché temo identifichereste il soggetto, ma è stata una delle situazioni più imbarazzanti della mia vita, ma non per altro, perché il pubblico era un po' seccato, io vorrei evitare questo destino, quindi il preambolo sarà seguito da un altro paio di brevi preamboli e poi entriamo nel merito. L'altro breve preambolo è questo: a volte chi presenta i libri, diciamo spesso, non li ha letti. A dire la verità, a volte anche chi li recensisce non li ha letti. C'era un noto recensore che diceva di non voler mai leggere i libri che recensiva perché non voleva cadere nel pregiudizio. E io ho sperimentato questa cosa una volta, perché poi ci sono quelli che non li leggono che pensano di essere furbissimi. Allora, o ti fanno la domanda sulle prime tre pagine, le sole che hanno letto, questo mi è recentemente capitato in un'intervista, oppure quelli che pensano di essere veramente scaltri ti fanno la domanda e la riflessione sulle ultime cinque, perché dice: se ha letto le ultime cinque vuol dire che ha letto le altre, poi capisci naturalmente. Il mio è, vorrei mostrarti, caro Piero, diciamo, pieno di annotazioni, perché quindi se non l'ho letto sono molto furbo. Beh, ha fatto tutte le orecchie per far vedere che l'aveva letto. Esattamente. E quindi, appunto, fatta questa premessa sul fatto che il libro l'ho letto e l'ho studiato, io vorrei cominciare mettendo subito, i piedi nel piatto, perché è tema d'attualità per chi legge i giornali, cominciare con il chiederti, insomma, che cosa pensi. Nel libro lo dici, ma insomma vorrei provocarti a qualche spunto un pochettino più netto di questa querela o di questa disputa culturale sui nuovi barbari e sulla differenza fra nuovi barbari e imbarbarimento, di cui hanno molto discusso e direi piroettato in particolare Alessandro Baricco ed Eugenio Scalfari negli ultimi tempi. Ti sarei grato se non mi dovessi costringere a invitarti alla decisione, quindi ti invito alla non reticenza sul punto. Che cattiveria. Non hai visto nulla ancora. Siccome devo essere molto grato per questa dichiarazione di aver accettato di presentare il libro senza averlo letto, mi lascia sbalordito, si vede che ha un
pregiudizio positivo nei miei confronti che non giustifico, ma comunque vabbè, è andata così. Grazie a lui e grazie ai dialoghi che mi hanno invitato. Invece la domanda è cattiva perché mi tocca dire quello che penso. E, beh, penso che ci sia una cattiva interpretazione dei fatti quando si dice che ci sono dei barbari positivi che sono quelli che producono le grandi novità di oggi, ma che invece c'è qualcuno che... Vuoi forse dire a chi non ha letto la polemica esattamente in che termini è? Ma Baricco ha scritto 2 anni fa un libro che si intitolava I Barbari, che era poi una serie di articoli scritti su Repubblica raccolti su questo tema, in cui in rapida sintesi diceva che questo è un periodo di grande cambiamento, che le cose stanno cambiando velocemente, che non dobbiamo essere spaventati perché contro i cambiamenti non si può fare niente, bisogna accettarli, e che sarà pur vero che questo produce la perdita di tante cose che abbiamo alle spalle, ma che comunque lui in questa situazione di barbarie ci si trovava benissimo, e che soprattutto non si poteva pensare che soltanto perché si perde qualcosa si deve rifiutare quello che di nuovo sta arrivando. La ultima polemicuccia che riguarda appunto l'ultimo articolo di Baricco e la risposta di Scalfari è che Baricco a un certo punto ha scoperto, così almeno ha detto, che questa barbarie che sta arrivando, questa positiva barbarie che sta arrivando, ha una caratteristica, quella di aver eliminato la profondità come strumento per leggere la realtà, e che in realtà la superficie, la superficialità quindi, è quello che ha sostituito la profondità, e che va benissimo, e che si può benissimo interpretare il presente e immaginare il futuro facendo il surf sulla superficie delle cose. Ecco, noi dinosauri abbiamo delle corazze molto rigide, ma rabbrividiamo lo stesso quando ci dicono che si può perdere qualcosa senza rischiare niente. Perché perdere qualcosa e non rischiare niente è impossibile. Quando uno perde qualcosa che è un pezzo del suo passato, della sua cultura, soprattutto la capacità di fare analisi in profondità, secondo me perde qualcosa di fondamentale. E questa cosa è tanto fondamentale che sono sbalordito che Scalfari non abbia colto che in pratica stava dicendo che lui era quello che bisognava perdere. E tra l'altro, io quello che io trovo interessante, forse a qualcuno degli osservatori è un po' sfuggito, è che questa interpretazione del reale e della modernità che propone Baricco, sapete, ci sono delle malattie che si chiamano malattie autoimmuni, che si auto, in cui il sistema immunitario divora se stesso. Ecco, questa è una teoria, un'interpretazione del reale, direi, con tutto il rispetto, autoimmune, perché ha in sé i germi dell'autodistruzione. Perché se tu, e dimmi cosa ne pensi di questa mia, diciamo, intuizione in questo momento, se si rivendica, diciamo così, il diritto, il piacere, il carattere moderno della superficialità, e si elabora una teoria di questo genere, si autorizza i critici, anche bonari, perché insomma non è necessario essere maligni, a dire che forse una teoria del genere è proprio frutto di questo surfare sulla superficialità e non coglie quindi la sostanza dei fenomeni. Sono cattivo? Abbastanza. Credo che la risposta alla osservazione, secondo me molto acuta, del fatto che quella è una malattia autoimmune, quella appunto di trovare la giustificazione di quello che si utilizza per appunto sgrezzare la complessità del mondo e dire ma in fondo basta camminare in superficie, venga da un'altra forma medico-ospedaliera molto importante, che è quella dell'assuefazione. Baricco, secondo me, si è assuefatto perfettamente, come probabilmente anche a noi succede, a furia di essere bombardati da stimoli che ci fanno pensare che in fondo il contemporaneo, il superficiale, quello che non guarda né troppo avanti né troppo indietro va bene. L'assuefazione, dicevo, sia qualcosa che può produrre le malattie autoimmuni. Voi sapete che nessuno sa esattamente che cosa produce le malattie autoimmuni. Ecco, secondo me può darsi che una delle non devi mostrarti questa. Troppo preparato sulle malattie autoimmuni, stiamo pensando che abbiamo provato con una compagnia di giro questa cosa, invece no, forse no, è del tutto non casuale, però, però è così. Secondo me, se ci riflette un momento, è così. A noi capita per certi versi la disgrazia o la fortuna di arrivare dopo che questo pomeriggio Nicky Vendola ha illustrato con la sua straordinaria eloquenza alcuni dei problemi della nostra epoca. Lì dentro c'era un'osservazione che secondo me vale anche per chi appunto come Baricco rappresenta il profeta di una contemporaneità senza profondità, e cioè che piano piano, a furia di ascoltare dibattiti politici in cui la gente si rivolge all'avversario quasi esclusivamente o con epiteti ingiuriosi o con frasi tipo ma va là,
che ovviamente non vanno molto in profondità, si finisce per accettare il fatto che tutto sommato forse quello è la politica, quello è il mondo in cui viviamo. E ancora una volta penso che il bravo dinosauro, invece, se non altro perché risale al Giurassico, sappia bene che senza profondità la politica è soltanto distribuzione del potere. E allora l'altro rischio è che noi ci siamo non solo assuefatti a una mediocrità espressiva, drammatica, come quella che denunciava Vendola, appunto, politici che vanno in televisione e dicono pochissimo e si scambiano solo ingiurie, ma ci siamo anche assuefatti all'idea che la politica non debba progettare il nostro futuro, essere qualcosa sulla quale si deve investire, nemmeno che debba avere delle proposte. Ci siamo abituati al fatto che la politica, come si dice, risponda a quello che c'è nel territorio, che dica quello che già la gente vuole, che è un magnifico modo per sostenere che in pratica la politica si fa con i sondaggi, cioè vediamo cosa la gente vuole e gliela diamo, così restiamo ben sicuri al nostro posto al potere. La cosa importante è non perdere quello, non immaginare il futuro dell'umanità. Intanto mi rendo conto di non averti chiesto, cosa che avrei dovuto fare in introduzione, chi sono i dinosauri e perché i dinosauri. Beh, è giusto che tu lo chieda perché gli altri non lo sanno, ma tu sei un dinosauro. Vedete che questo piacerà alle mie ammiratrici. Ci sono delle creste scagliose sulla sua testa. No, il dinosauro, perché io chiamo dinosauro quello che difende la cultura? Perché in realtà continuamente sento dire che quelli che pensano che si possa fare una televisione più colta, che si possa fare una politica decente, che si possa immaginare una scuola che funziona e che quindi si possa persino recuperare qualcosa che si era perso, sono dei dinosauri, c'è gente che guarda soltanto all'indietro. E invece penso che il dinosauro, proprio perché conosce il passato, è quello che sa guardare meglio al futuro. Chi non guarda indietro come fa a progettare il futuro? Rischia di fare esattamente le stesse sciocchezze che gli uomini fanno da migliaia di anni. Solo imparando da quello che abbiamo già fatto possiamo immaginare di fare un po' meglio domani. Ecco, il dinosauro, secondo me, è colui che rivendica il diritto di guardare al passato per poter guardare al futuro. Quelli che ritengono, appunto, surfando sulla realtà, di avere in mano gli strumenti per immaginare il proprio futuro, il proprio destino, a me sembra che stiano surfando sull'orlo del baratro, perché dopo non sanno cosa c'è. Proprio il riferimento alla televisione mi porta a uno dei passaggi del libro che mi sono piaciuti di più. Il libro analizza vari segmenti della cultura della modernità, naturalmente legando fra loro i vari pezzi dell'analisi. Una delle cose che mi piacciono del libro è che è possibile leggere un capitolo anche indipendentemente dagli altri. Questa idea di lettura modulare, che non significa che uno debba leggerlo in questo modo, è qualcosa che a me in generale nei saggi piace molto. L'idea che si possa sovvertire l'ordine, che è sempre in qualche misura arbitrario, che l'autore ha voluto dare agli argomenti per individuarne uno proprio e quindi seguire un proprio percorso per tirar fuori le idee dell'autore e anche le proprie, perché poi i libri a questo servono, mi piace molto. Ma dicevo, una parte che mi ha colpito, e mi ha colpito molto una definizione che è contenuta in questa parte, è quella in cui si riflette sulla evoluzione e sull'involuzione della televisione e dei programmi televisivi, c'è un passaggio in cui si dà la definizione di format. E voglio leggere. Il format si articola da un lato intorno a una sorta di regolamento, di canone procedurale, inventato per rendere il programma una sorta di esperimento in vitro. Mi piace molto questo riferimento al canone procedurale, e mi consente di fare una riflessione che poi vorrei sottoporti assieme alla richiesta di svilupparci un po' più questo concetto che mi sembra molto interessante. A volte capita, mi scuserete se prendo due parole per dire quello che capita nelle presentazioni, insomma, dei romanzi, che ti chiedano come scrivi i tuoi libri, in particolare come scrivi i romanzi, e c'è qualcuno che ti chiede sempre se non succeda che un personaggio a un certo punto si ribelli al destino che avevi elaborato per lui o per lei e diventi qualcosa di diverso. Io ricordo che una volta in una presentazione in cui ero con Jeffrey Deaver, scrittore americano di
come dire, letteratura commerciale, cosa di cui lui è perfettamente consapevole, diciamo, sanamente consapevole. Un lettore chiese a Deaver: ma se un personaggio fa qualcosa di diverso da quello che lei ha pensato facendo la scaletta e tutto il resto, facendo il suo format del thriller, lei che cosa fa? E Deaver lo guardò proprio, qualcuno di voi ha visto mai una fotografia di Deaver? Sembra il personaggio di un suo romanzo, fa dei romanzi un po' paurosi, poi è simpaticissimo, però ha veste di nero, c'ha questo sguardo un po' torvo. Allora fece così, cioè se un mio personaggio non fa quello che dico io, fece, e quello disse sì, fece, è il primo a morire. La letteratura commerciale ha questa caratteristica, si costruisce la storia secondo una ricetta, perché esistono dei meccanismi, dei pulsanti da spingere per produrre certi effetti, la paura, il brivido, la suspense e tutto il resto, e la storia costruita in base a quella ricetta postula che i personaggi stiano al loro posto, se no muoiono. Nella narrativa di altro genere, io spero che la mia sia di altro genere, a volte i personaggi si ribellano e diventano qualcosa di diverso, completamente diverso da quello che l'autore aveva pensato per loro. In quella raccolta c'è un personaggio, nel racconto Il maestro di bastone, di una donna, di una, la zia del protagonista, che doveva essere qualcosa nell'idea originaria e invece è diventata qualcosa di completamente diverso nella stesura del racconto. Che cosa vuol dire questo? Ecco, io credo che il formato, lo schema, il cliché uccida la creatività e uccida la capacità che hanno le storie o in generale le produzioni dell'intelligenza di coinvolgere e quindi di mettere in moto nuove idee, e che l'idea stessa di format nella televisione, come nella letteratura, come in altri ambiti, sia qualcosa che chiude la stessa possibilità del progresso. È un'idea bislacca? O... No, è correttissima, tant'è vero che il format serve proprio quando non c'è creatività. Però voglio fare un piccolo balzo all'indietro. Ha ragione, caro figlio, è vero, questo è un saggio e si possono leggere i singoli capitoli in modo assolutamente discreto, nel senso si può partire dall'ultimo e tornare al primo, saltellare qua e là. Però lui non doveva fare così, lui doveva dire questo è un saggio, ma si legge come un romanzo, è bellissimo. Io ho sempre uno spot magnifico da fare alla fine, me l'hai un po' rovinato. Però dovevo intervenire. Comunque il concetto di fondo, visto che sono stato censurato, diciamo, nell'esercizio delle mie funzioni. Si può leggere un solo pezzo, cioè, poi la questione si fondamentale è che uno lo legge come vuole dopo averlo comprato. Ah, va bene. Questo è il passaggio decisivo. Format. Beh sì, certo che il format serve a evitare che ci sia troppa creatività, ma in realtà nasce quando la creatività non c'è. I programmi televisivi, ma anche quelli radiofonici, si possono fare solo in due modi, o con le idee o con il format. Se non ci sono le idee, ci vuole il format. Ora, le idee prevedono anche che ci sia un conduttore che sa parlare, magari anche l'italiano, che abbia qualche capacità di argomentazione. Potete applaudire, sull'italiano va bene applauso. Pleonastico, ma non fa niente. Che il programma abbia una sua struttura, che abbia persino una capacità narrativa, nel senso che si parta da A e si arriva a Z. Il format serve a sostituire questa totale mancanza, sia di azione che di capacità di conduzione. Abbiamo un torsolo che sta lì davanti alla telecamera, sa soltanto fare delle battutine, gli facciamo tutta una serie di cose in cui prima deve fare questa domanda, poi far comparire un animale, poi deve presentare un ospite, poi deve fare un'altra domanda, poi deve distribuire un pacco qui, uno lì, alla fine saluta e va a casa. C'è bisogno di idee? No. C'è bisogno di capacità di conduttore? No. Ma cosa vi ha trasmesso questa roba? Il vuoto. E appunto, alla fine noi abbiamo una quantità infinita di trasmissioni che hanno la straordinaria capacità di essere lo strumento di comunicazione più straordinario che ha l'umanità, cioè la televisione, la comunicazione di massa, e non comunicano niente. Questo è... Quest'idea del contenitore vuoto credo che sia un'idea fondamentale a proposito delle cose di cui stiamo parlando. Allora, quando il contenitore vuoto è la parola o sono le parole, cioè quando le parole vengono svuotate del loro significato e vengono trasformate in oggetti inerti, che si fa?
Ma credo che sia quello che accade con una certa frequenza, soprattutto direi durante le trasmissioni informative, che sono quelle che mi spaventano di più. C'è un meccanismo di racconto della realtà, soprattutto della realtà politica quotidiana, che è invalsa negli ultimi anni, per cui ogni giorno in televisione noi abbiamo una serie di interventi, praticamente sempre delle stesse persone, tanto che alle volte si fa addirittura fatica a distinguere il ministro da chi fa la sua imitazione, che ripetono delle minuscole frasi che servono tanto a dire che l'avversario ha torto, che non ha capito niente, eccetera. Sono talmente brevi che come argomentazione sono prossime allo zero, ma in compenso le parole sono sempre le stesse, quindi hanno perso qualunque capacità comunicativa. Vi basti dire che l'apparizione di Mentana, che pure ha lavorato per molti anni a Mediaset, nel nuovo telegiornale della Sette ha spostato qualcosa come il 6% dell'ascolto sulla sua rete, per farvi capire che è bastato interrompere quello schema perché improvvisamente una parte consistente di pubblico, più di 1,5 milioni di persone, capisse che improvvisamente lì c'era un contenuto. Ecco, io penso che questa sia un'altra di quelle cose su cui non si riflette abbastanza. Noi abbiamo alle volte dei prodotti che consideriamo accettabili perché ce li abbiamo davanti, e invece sono assolutamente sprovvisti di concentrazione, di capacità di spiegazione, non ci danno quello di cui abbiamo bisogno. Si chiama servizio pubblico radiotelevisivo la RAI. Che servizio ci dà? Appunto una serie infinita di minuscole comunicazioni che hanno perso contenuto. Io credo che questa cosa lentamente fa perdere anche la nostra capacità di confrontarci con i problemi, perché se quelle parole sono vuote noi i problemi finiamo per non vederli più, e a produrre quella dimensione di stasi, di anestesia della passione politica, visto che questo è una serie di dialoghi sulle passioni, che senza la quale la democrazia si svuota. E io penso che quella forma di svuotamento delle parole che producono i nostri telegiornali sia anche alla base di quello che è una crisi profonda della capacità di partecipazione politica del Paese. Mi fa venire in mente quando ero bambino, circolava per casa, ma credo che sia ancora a casa dei miei genitori, uno di quei innumerevoli libretti dei Peanuts, dei Schultz. Il titolo era Amore è, e c'era ogni pagina una immagine o di Linus o di Charlie Brown o di Snoopy, e in ogni pagina veniva declinato, diciamo, l'amore. Per esempio ce n'era una stupenda con la quale io mi sono molto immedesimato, diciamo ai primi turbamenti dell'adolescenza, che faceva: amore è essere felice sapendo che lei è felice, virgola, ma non è così facile. E ce n'era, il libro finiva con questa meravigliosa, non me la scorderò mai, meravigliosa frase, c'è Snoopy che salta felice in un prato, e la frase era: amore è aver passione per le idee. Io questa non me la sono mai scordata, però per dire quali sono le idee, e quindi le parole che le indicano, le dovrebbero indicare, che sono più consumate, su cui bisognerebbe esercitarsi per un recupero, per un restauro? Domanda piuttosto impegnativa, direi che potremmo metterci alcune ore. Siccome persino un bracchetto come Snoopy ci arriva, forse qualcosina riesco a dire anch'io. Non so, a me sembra che una delle cose sulle quali forse bisognerebbe veramente mettere fine è a questa idea che la politica debba stare sulla piazza, sulla strada, che debba appunto andare incontro al sentire profondo della gente. Cioè Berlusconi vince perché incontra il sentire profondo della nazione. Ma questo sentire profondo, io vorrei che venisse cancellato dal vocabolario. Ma che cos'è sto sentire profondo? Soltanto chiacchiere da bar, il vicino di casa che si sente male, c'è troppi extracomunitari in giro. Questo è il sentire profondo, mi rifiuto, bisogna o rivitalizzarlo oppure cancellarlo, perché quel sentire profondo è la base sulla quale si costruiscono le peggiori menzogne politiche, quelle che si vendono poi all'ultimo minuto. C'è una cosa sulla quale l'ultimo governo di centrosinistra praticamente ha inciampato in modo drammatico, è stato quando Padoa-Schioppa ha detto che pagare le tasse è bellissimo. Ecco, io vorrei che questo invece diventasse una specie di parola d'ordine che ci distribuiamo tutti, ma non perché pagare le tasse sia bello, perché è bellissimo. Cioè è la cosa più straordinaria che uno possa fare, è la vita del cittadino, uno che partecipa alla collettività.
quindi le tasse, certo meno tasse per tutti, ma no, certo che sarebbe meglio avere meno tasse, però le tasse in quanto tali sono state demonizzate in un modo insensato, sono, come diceva lo stesso Padre Scoppia, come le spese di condominio. Voi non volete pagare le spese di condominio, e poi non ci sarà più l'ascensore, nessuno pulisce le scale, si guasta il tappeto, a un certo punto ci rimettiamo tutti, mentre dice no, che bello, io non pago le tasse, gli altri le pagano, e così il condominio va avanti a stento. Ecco, rivediamo anche il valore della parola tasse. Padre Scoppia la disse... Padova Schioppa la disse molto male, in realtà, ecco, questo è un ottimo esempio di come la maniera di metterla, la scelta della parola e della metafora utilizzata sposta i termini della questione, perché il riferimento per esempio è quello al condominio, al circolo privato. Se noi ci iscriviamo a un circolo del tennis o a un circolo del golf o a qualsiasi altra istituzione privata che ci dà dei servizi, ci sono dei viali, viene innaffiato il prato, c'è la piscina che viene pulita, c'è il servizio di asilo nido per i bambini o qualsiasi altra cosa, nessuno si sogna di pensare che la retta di quel circolo si possa non pagare, perché appunto il circolo non c'è più. Lo stare in collettività, il vivere in una città per cui ci sono delle strade, c'è la polizia che arriva, spesso quando la chiami, ci sono le ambulanze, qualsiasi altra cosa. Ecco, questo è il modo di raccontare, che era quello cui ci sollecitavi tu, la questione del senso di comunità. Vabbè, ma questo è un tema di altro genere, abbiamo un pochettino divagato. Io mi accingo a fare un'ulteriore domanda o sollecitazione a Piero Dorfles, dopodiché ci farebbe piacere se qualcuno avesse, diciamo, dal pubblico sollecitazioni ulteriori da rivolgere. Se non ci sono volontari, provvedo io a interrogare quelli della prima fila, diciamo. Quindi, insomma. No, di solito succede questo, io lo racconto, quando ci sono questi incontri di qualsiasi genere e chiunque sia il presentato o la presentata, poi nel momento in cui si tratta di fare le domande c'è a volte un po' di timidezza. E allora io dico, beh, allora facciamo come nelle vendite all'asta, che chi si tocca con un dito così sta facendo un'offerta. Di regola tutti si paralizzano a questo punto. E tengono. Ma una volta successe, ero a Mestre in una libreria e dissi questa cosa, una signora si toccò un sopracciglio e disse, la signora ha fatto un'offerta, vuole intervenire? No, per l'amor del cielo, io non sono veramente capace di parlare in pubblico, la prego, mi lasci perdere, parlò 11 minuti cronometrati. Quindi diciamo gradiremo gli interventi nello spazio circoscritto di 30 secondi o un minuto, ma la cosa che mi premeva chiedere, sulla quale mi premeva attirare l'attenzione, è appunto quello che io temevo di trovare in qualche punto del libro, e cioè l'atteggiamento di taluni intellettuali, a volte prestigiosissimi, che traggono, come dire, conclusioni di stampo millenaristico su quello che succede nella cosiddetta modernità. Questi signori mi fanno ricordare un aneddoto che riguarda William Turner, il grande pittore inglese del XIX secolo, grande paesaggista, che ebbe a dire, essendo già lui molto vecchio, quando seppe delle prime fotografie, dei primi daguerrotipi, che era felice di essere vecchio perché gli sarebbe stato risparmiato il dispiacere di vedere la morte della pittura. La pittura, grazie al cielo, è in ottima salute. Però questo ci dice, comunque dopo Turner c'è stato qualche pittore, diciamo. Sì. Io trovo che ci siano dei bravi pittori anche adesso, ma insomma, al di là della questione dell'oggi, diciamo che è passato tutto l'impressionismo, l'espressionismo, un signore di nome Picasso e varie altre cose di questo genere. Ecco, a pagina 144 del libro vi sono un paio di citazioni. Emanuele Severino ha sostenuto che la tecnica è destinata al dominio, a diventare lo scopo di ogni forza della tradizione occidentale. E poiché è il più straordinario mezzo che ha l'uomo per affrontare la complessità della vita, assume una forma di vitalità autonoma e pone al centro della memoria e della comunicazione umana, virgolette, il proprio carattere salvifico e la propria trasformazione da mezzo in fine.
La tecnologia, insomma, secondo Severino, diventa talmente centrale nella nostra vita da farci dimenticare che dovrebbe essere solo uno strumento e diventa un fine in sé. Dopodiché viene citato Umberto Galimberti, che descrive lo stesso fenomeno aggiungendo che, legati come siamo al feticismo della tecnologia, ne diventiamo succubi, siamo i funzionari, cioè i servitori della tecnologia. Non siamo noi a usare la tecnologia, è la tecnica a impiegare l'uomo per le sue esigenze di funzionalità. Dopo, molto garbatamente, nel libro vengono criticati gli eccessi di queste interpretazioni o pseudo-interpretazioni, però io voglio sapere due cose. Intanto voglio capire, perché io sono poco intelligente, che cosa vuol dire che è la tecnica a impiegare l'uomo, e poi in generale qual è la tua idea, se puoi, come dire, manifestarcela su chi dà queste letture di tipo metafisico della modernità e del rapporto fra modernità, tecnica, tecnologia e cose umane. Consueta perfidia di caro figlio, perché devo spiegare io quello che ha detto? Il libro è scritto tu, ma ho citato Severino, non l'ho scritto io. Male, non dovevi citarlo, si tocca. Ma Severino, non puoi avvalerti della facoltà di non rispondere. Severino, per chi non lo sapesse, è un filosofo sostanzialmente persuaso che nella storia della filosofia ci sia Parmenide e poi Severino. È così. Non ha detto nessuno, lui lo ha sostanzialmente detto. Non sto facendo nulla, diciamo, di filologicamente scorretto. Di Parmenide abbiamo solo frammenti, mentre di Severino abbiamo un opus volumi piuttosto consistente. Merita la nostra attenzione. Non so se posso dare un'interpretazione autentica di quello che pensano Severino e Galimberti, ma quello che è certo è che quest'idea che noi rischiamo di trasformare la tecnologia da mezzo in fine, forse avviene in alcuni casi, che Baricco sosterrebbe essere di imbarbarimento, in cui uno, invece di usare la macchina per trasportare oggetti o viaggiare o comunque fare i percorsi che desidera, usa la macchina soltanto per far vedere che ha una macchina. E questo forse potrebbe essere un po' un esempio di questa forma di perdita del senso pratico. Ma quando sono in cucina e guardo fisso nel suo oblò la mia lavatrice, non ho mai la sensazione di essere il suo funzionario. Ho la sensazione che lei lavi al mio posto e sono molto contento che lo faccia. E spero che ci siano molte altre cose che fanno nello stesso modo quello che io non ho voglia di fare, senza bisogno di pagare una persona che fa questo lavoro, come una volta chi era ricco poteva permettersi. Ecco, mi sembra che chi dice che la tecnica ci sta divorando tenda a nascondere dietro il proprio desiderio di mantenere vivo un mondo ormai sparito anche quello che invece è assolutamente nei fatti, e cioè che il mondo che noi abbiamo in questo momento sotto mano è molto più comodo, molto più pratico, molto più efficace e soprattutto molto più democratico di una molto volta. Più giusto. Perché è molto comodo dire no, tutta questa tecnologia finisce per renderci schiavi, e come no? E poi magari aggiungono anche cose che appunto fanno sia Severino che Galimberti, che nell'Atene di Pericle c'era una democrazia perfetta, mentre noi no. Ma allora ci avevano gli schiavi, noi ci abbiamo la lavatrice. Questo piccolo cambiamento, che evidentemente neanche Baricco ha colto bene fino in fondo, è qualcosa che ha a che fare con il nostro meccanismo di, diciamo, esaltazione delle capacità dell'uomo di dominare la natura. Ogni tanto esageriamo, un pozzo di petrolio esplode, qualcosa del genere. Io capisco, è giustissimo avere forte sensibilità ecologica, e forse anche buttare via tutte le lavatrici usate non è così facile. Però scusate, io non ho nessuna voglia di lavare a mano, e quindi rivendico il mio diritto di non essere un funzionario della tecnologia. Dietro questo ragionamento, dicevo, ci può essere un po' il timore del cambiamento, e questa è la cosa, secondo me, che Baricco non ha capito, che noi non abbiamo timore del cambiamento, ce l'hanno soltanto Severino e Galimberti. La grande maggioranza di noi vive felice dentro la nuova tecnologia e non credo che se ne faccia fagocitare. Se c'è qualcuno che lo fa, è esattamente come quando non molto tempo fa è stato inventato il cinema e qualcuno diceva quelli che vanno al cinema diventano tutti cretini. Oggi li consideriamo dei grandi intellettuali. Eh sì, perché poi la questione di fondo, a mio modo di vedere, nel momento in cui capita di leggere o di sentire, diciamo, affermazioni stravaganti come quelle che abbiamo da poco commentato, la questione di fondo, dicevo, è: qual è l'antidoto alle stravaganze
o alle affermazioni inutilmente pompose o alle affermazioni categoriche in campi in cui non è possibile fare affermazioni categoriche, perché guardate, la caratteristica della scienza sperimentale è quella di poter fare affermazioni tendenzialmente categoriche, perché si basa su un procedimento per cui si fa un'ipotesi, poi si fanno degli esperimenti e si verifica se quell'ipotesi è fondata, e soltanto dopo gli esperimenti si può dire che tendenzialmente c'è questa legge scientifica e quindi queste entità hanno queste caratteristiche. Quello che succede a taluni maestri del pensiero è di fare affermazioni categoriche sulla base di un'intuizione, scartando, evitando, diciamo così, il banale passaggio della verifica di questa affermazione, non dico in maniera sperimentale ma anche soltanto statistica, il che dipende, io credo, anche e soprattutto dalla carenza di quella che io trovo la caratteristica laica fondamentale, la caratteristica di una cultura veramente capace di affrontare i cambiamenti, anche quelli straordinari, e che è la capacità di praticare il dubbio, cioè di dubitare di tutto e quindi per prima cosa delle nostre intuizioni, di quello che diciamo, che pensiamo, che elaboriamo e che ci sembra particolarmente intelligente, dubbio che viaggia di regola a braccetto con la capacità di praticare il senso dell'umorismo. Cosa ne pensi? E penso che la capacità di avere dubbi e quindi di esercitare anche un giusto understatement nei confronti di idee diffuse sia l'esatto contrario del conformismo, e che purtroppo invece noi viviamo in un'epoca in cui rischiamo forte prevalenza dei messaggi conformistici, e credo che in questo si debba riconoscere la centralità delle riflessioni che si possono fare se si ha e se si coltiva la cultura, perché io penso che quando si perde la capacità di riflettere, di avere appunto pensiero critico, di esercitare il dubbio, di avere ironia, allora si casca nella trappola di pensare che quello che noi abbiamo sia già il meglio, che non ci sia motivo di cambiare le cose, che tutto quello che abbiamo è già stato raggiunto e quindi non abbiamo bisogno di nient'altro, mentre invece no, abbiamo bisogno di ancora un sacco di cose, ci sono ancora molti diritti civili ignorati e molte cose da conquistare, oltre una certa normalità nella nostra vita sociale che in questo momento non abbiamo. Ma perché questo non avviene? Evidentemente perché sopravviene una dimensione di conformismo diffuso. Io credo che lì si debba fare una riflessione, se possibile ampia, perché c'è tanta gente questa sera qui a sentir parlare di un noioso saggio. Evidentemente perché un bisogno di sentir parlare di cose che non siano soltanto il campionato di calcio c'è in circolazione, e questo vuol dire che ci sono dei bisogni che sono esistenti ma non immediatamente percepiti. Questi bisogni sono tanto importanti che senza quelli appunto non abbiamo capacità di pensiero, e senza capacità di pensiero cosa siamo? Soltanto dei succubi, dei sudditi, della gente che accetta quello che già c'è senza pensare che lui può dare il suo contributo e con la sua testa pensare meglio di quelli che c'erano prima. Insomma, il concetto stesso di cultura prevede di poter utilizzare quello che abbiamo alle nostre spalle, quello che è già stato fatto, e con quello poter immaginare noi che cosa vogliamo fare da grandi o farlo fare ai nostri figli. Se non lo si fa, è ovvio, si va incontro alla ripetizione di errori terribili. Succede che uno finisca per accettare tutto, anche Borghezio. C'è, ricorderete? Ricorderete il film L'attimo fuggente? A un certo punto Keating, John Keating, che è il professore interpretato da Robin Williams, dice: noi non scriviamo e leggiamo poesie perché è carino, noi scriviamo e leggiamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. Ecco, la questione di fondo è tutta qua, sono cose che uno a volte pensa come il superfluo, come il caviale sul pane. No, quello è il pane. Noi non scriviamo e leggiamo poesie perché è carino, ma perché siamo membri della razza umana. In qualità di membri della razza umana vi inviterei a mettere in imbarazzo Piero Dorfles facendogli delle domande più ficcanti di quelle che ho fatto io. Prego. Ecco questo signore.
Lei forse dovrebbe avvicinarsi. Esiste un microfono da, sì, da far circolare? Sì, arriva. Arriva, può pazientare un attimo. Si alza la mano. Si alzi la mano così, ecco. Mentre lei stava spiegando che cos'è un format, ripensavo alla trasmissione alla quale lei ha partecipato durante l'anno scorso televisivo con Marco Re per un pugno di libri. È un format. O viene riscattato dal fatto che voi incitate i ragazzi alla lettura? No, credo che sia un format e per certi versi credo anche che abbia alcune delle caratteristiche che definivo prima, cioè serve a noi che non sappiamo bene cosa dire a portare avanti la trasmissione del nostro malgrado, però è una trasmissione che ha anche un po' una struttura narrativa. Si comincia parlando del libro di cui si parla in quella puntata, si cerca di dare qualche informazione in più, poi si gioca con qualche dettaglio, altri giochi sono sulla cultura generale, si finisce approfondendo quello che il libro vuol dire. Certo, non è la pretesa di dare un contributo determinante alla vita culturale del paese, è sicuramente un format un po' meno vincolante alla struttura di quanto non lo siano altri, tant'è vero che a un certo punto è cambiato il conduttore, non è cambiato sostanzialmente l'ascolto, ma è cambiata, secondo me, è cambiato un po' il segno della trasmissione, quindi vuol dire che il conduttore non è tutto. Secondo me, quando si dice format, bisogna ricordarsi che Lascio la doppia era un format meraviglioso, ma aveva un conduttore straordinario, perché forse Mike Bongiorno è passato alla storia per colpa di Umberto Eco come un mediocre gaffer che la gente amava perché ci si riconosceva nella sua mediocrità. Ma Mike Bongiorno aveva, in quelle lontane trasmissioni, la capacità di portare in televisione dei personaggi che faceva emergere, a cui faceva spiegare chi erano, che cos'erano i loro interessi, le loro passioni, li faceva diventare, insomma, dei personaggi più grandi di lui, e in questo modo riusciva a raccontare il paese. Noi abbiamo visto attraverso quel format, ed era un format, non c'è dubbio, qualcosa che veramente riusciva a raccontare agli italiani chi erano gli italiani in quel momento. Ed era un paese ancora che comunicava poco, non avevamo la capacità di viaggiare che abbiamo oggi, era insomma l'albore del benessere della modernità di oggi, era in fondo il primo dopoguerra. Bene, io sono molto affezionato a quel format, penso che Lascio la doppia ci abbia dato molto. Speriamo che tra 50 anni qualcuno dica lo stesso del pugno di libri. Qui. Era sul concetto di barbari di Baricco. Baricco con il concetto di barbaro vuole identificare la novità che si inserisce in un paradigma predominante, quindi è la rottura del paradigma. Ora chiedo, invece che come dicotomia tra vecchio e nuovo, il barbaro può essere visto come chi ha quella capacità di trasformare, quindi come processo trasformativo che è il significato primo della poiesis, che è l'agire umano, quindi è di per sé trasformativo. Faccio un esempio. Il barbaro è stato ai tempi Galileo, che ha rotto il paradigma predominante, e invece di puntare il telescopio a livello orizzontale, l'ha puntato in alto, ha introdotto una novità in quella che era la normalità, un'idea straniera, quindi barbara. Sarebbe meglio dire risponde caro figlio. Vero? No, non vuole rispondere. Nicchia. Siccome qua si sta facendo una domanda non su di me, né su quello che ho scritto, ma su quello che ha scritto Baricco, io ho qualche imbarazzo a rispondere. Però posso dire che sono d'accordo sul fatto che si possa inventare la categoria di barbaro per definire colui che rompe gli schemi. Però io onestamente penso che la categoria di barbaro corrisponda piuttosto a colui che, non avendo gli stessi strumenti di chi invece vive in una classicità, tende a inserire in una dimensione un po'
statica, come probabilmente era quella della tarda romanità, una ventata di novità che però non può non essere accompagnata anche da una ventata di violenza e appunto di barbarie. In questo Baricco difende la nuova barbarie, come appunto noi oggi possiamo dire che le invasioni barbariche sono comunque state qualcosa che ha portato qualcosa di nuovo e che ha rivitalizzato quello che era un continente sicuramente statico. Però bisogna capire che cosa si è perso nel momento in cui sono arrivati i barbari e quanto tempo gli amanuensi nelle loro cattedrali romane, che hanno dovuto continuare a copiare i testi di Platone e di Aristotele perché non andassero perduti, perché i barbari non sapevano leggere e quindi avrebbero fatto passare un millennio di arretramento spaventoso. Ecco, lì, secondo me, c'è il nodo che va affrontato. Tutte le novità e quindi tutte le barbarie possono portare qualcosa di fondamentalmente nuovo, di rivitalizzante, qualcosa che ci dà strumenti per cambiare, ma se noi buttiamo via tutto quello che c'era prima, non ci aggrappiamo ai testi degli amanuensi, alla fine avremo soltanto barbarie e niente di tutta la civiltà che abbiamo avuto prima. Buttare via la civiltà, insisto, è una cosa spaventosa, poi alla fine si finisce con Ghedini. C'era una domanda qui in prima fila. Il signore qua. Grazie, una domanda che desidero rivolgere a entrambi, dottor Carofiglio, senatore Carofiglio. È una questione sollevata ultimamente da Vito Mancuso, relativamente, come ben sapete, al problema della misura fiscale adottata ad aziendam. Misura che ha favorito una casa editrice, la Mondadori, per la quale Vito Mancuso mi pare avesse scritto dei saggi, e in relazione alla quale misura, che ha consentito all'azienda di risparmiare 300 e passa milioni di tasse, parliamo di tasse, Mancuso ha sollevato il dubbio che se valesse o meno, o se fosse opportuno eticamente continuare a scrivere per questa azienda, questa casa editrice. Allora, come autori di libri pregevoli, chiedo ad entrambi come la pensate, grazie. Premesso che nessuno di noi due pubblica Mondadori e quindi siamo esenti da questo tipo di accuse, io personalmente ritengo che il ragionamento fatto da Mancuso fosse lievemente capzioso e soprattutto conducesse alla fine a una soluzione piuttosto ipocrita, cioè siccome non sono d'accordo, pubblico questo ultimo libro, Mondadori, poi vado via, il resto ve lo dice lui. Sì, sono d'accordo su questo segmento di argomentazione, nel senso che Mancuso ha cominciato bene ponendo il problema, poi forse ha finito male perché ha esaurito la sua argomentazione dicendo appunto finisco questo libro e poi si pensa no, cioè se c'è una questione di coerenza fai come Don Gallo, che pubblicava con Mondadori e dichiarando anche con grande efficacia comunicativa: questa mattina ho pagato la bolletta della luce a un signore cui l'avevano tagliata perché non aveva pagato 92 euro e quindi io non posso tollerare questa cosa, me ne vado. Non sto dicendo che è giusto, dico che però è un modo, come dire, lineare e coerente di affrontare il problema e di individuare una possibile soluzione. Ma ovviamente non dico questo per sottrarmi all'espressione del mio punto di vista. Io credo che gli autori Einaudi e Mondadori abbiano reagito, a parte il caso di Mancuso, quelli che invece si sono ribellati, hanno detto noi continuiamo a scrivere, questo è un assalto alla nostra libertà e così via, si siano ribellati in un modo non sempre del tutto composto rispetto a questa tematica. Perché per esempio da qualcuno di loro ho sentito dire: perché ponete adesso il problema e non l'avete fatto prima? Beh, il problema si pone adesso perché è nel giugno di quest'anno che è stata adottata una norma che è bene, di cui è bene chiarire il contenuto per onestà e, diciamo, correttezza di informazione. Se mi permettete, in un minuto la illustro. La casa editrice Mondadori nel 91 realizzò un'operazione di fusione societaria, di unione di società. Secondo il fisco questa operazione era fatta per frodare il fisco e chiese dei soldi alla Mondadori. La Mondadori impugnò questo accertamento fiscale e vinse, perché è giusto dire anche questo,
la causa fiscale davanti alla commissione tributaria di primo grado, poi s'andò davanti alla commissione tributaria di secondo grado e la Mondadori vinse di nuovo, questo è anche giusto dirlo. Ritengono molti studiosi di diritto tributario che le commissioni di primo e secondo grado avessero sbagliato e che fosse altamente probabile che la Cassazione, davanti alla quale pendeva il giudizio, desse torto alla Mondadori e quindi le ordinasse di pagare una cifra che, fra tasse non pagate, interessi e sanzioni, avrebbe superato i 350 milioni di euro, non proprio, come si dice, bruscolini. Attorno alla questione della causa in Cassazione si sono mosse strane forze e strane manovre, perché la causa era fissata davanti alla sezione della Cassazione che si occupa di cose tributarie, presieduta da un magistrato molto competente e notoriamente inflessibile, e come è risultato anche dalle indagini in corso sulla faccenda della cosiddetta P3, a un certo punto, in maniera, come dire, non trasparente, il presidente della Cassazione, il primo presidente della Cassazione, tolse la causa alla sezione tributaria per darla alle sezioni unite in relazione alla particolare complessità della questione. Ciò consentì di guadagnare, secondo taluni, il tempo necessario per approvare questa norma che prevede che chiunque abbia una causa pendente in Cassazione e che abbia vinto in primo e in secondo grado, e ci mancava che scrivessero e si chiami Mondadori, ha possibilità di estinguere tutto pagando il 5% dell'imposta, 5% dell'imposta, escluse tasse, esclusi interessi, sanzioni e altro. Va bene, la questione è questa, effettivamente è una questione un po' imbarazzante, perché certamente Mondadori avrebbe potuto vincere la causa in Cassazione e non pagare nulla. Sta di fatto però che questa norma è stata oggetto di 3 tentativi negli ultimi 8 mesi, tentativi di inserimento nascosta in leggi che parlavano di tutt'altro. L'ultimo, nel cosiddetto decreto incentivi, è riuscito e quindi è stata approvata. La questione è questa, poi ognuno la pensa come vuole. Secondo me è un po' imbarazzante. Se io fossi stato un autore Mondadori, avrei detto quanto segue. È una questione imbarazzante. È imbarazzante, però io trovo, quindi dico Mondadori o Einaudi, che è la stessa cosa, trovo che all'interno della casa editrice Mondadori o all'interno della casa editrice Einaudi vi sia la libertà di dire quello che voglio, perché è così, questo va detto. Vi è autonomia, un autore Mondadori, un autore Einaudi dice quello, sostanzialmente quello che vuole, salvo casi eccezionali tipo Einaudi che non ha voluto pubblicare, sarà mai esatto. Però, diciamo, a parte casi estremi di questo tipo, gli autori Mondadori possono dire legittimamente: a me non hanno impedito o tentato di impedire di dire nulla. Questo è vero, però il modo corretto, secondo me, poi ognuno fa quello che gli pare e dice quello che gli pare, il modo corretto non è di offendersi perché ti stanno dicendo c'è una situazione di imbarazzo. Secondo me il modo corretto, ma è la mia opinione, è dire esiste una situazione di imbarazzo, ma fino a che non cambiano le cose interne alla casa editrice, fino a che non mi viene impedito di dire quello che voglio dire e sento di poter dover dire, io continuo a lavorare con Mondadori o Einaudi o chi sia, perché sono libero o sono libera. Questa è la mia personale opinione, ma naturalmente ognuno è libero di pensarla come crede. Vorrei aggiungere che le commissioni tributarie non sono dei tribunali con dei magistrati di carriera, sono delle commissioni in cui vanno avvocati, ex avvocati, ex ufficiali delle finanze, molto più facile da avvicinare dei magistrati ordinari. Una domanda credo ancora. Che abbiamo ancora 5 minuti. Buonasera, credo non è più che una domanda, è un continuare quello che diceva il dottor Carofiglio. È una domanda. Questo non toglie credibilità a un autore, perché se io, diciamo, fossi un autore che parla e scrive libri di evasione, quant'altro, insomma, posso anche pensare una cosa del genere, ma se io fossi un autore che proclama la difesa dei diritti civili, si è espresso in maniera negativa nei confronti di Berlusconi, nei confronti della sua
casa editrice, di come oltretutto l'abbia ottenuta la Mondadori, lo sappiamo tutti, e questo mi porrebbe, cioè secondo me toglie credibilità all'autore, perché diciamo l'autore, soprattutto gli autori che sono coinvolti in questa polemica, sono persone che hanno un certo peso, sono opinion leader, credo che si dica. E ci sono persone che comprano i loro libri, credono alle loro parole, vanno alle loro conferenze e quindi diventa un modo per sentirsi delle belle coscienze, parlarsi, riempirsi la bocca di belle parole, però nel momento in cui questo, una scelta etica, perché secondo me si tratta di una scelta etica, andrebbe lì a danneggiare in misura lievissima, oltretutto, perché questo stiamo parlando di persone che hanno della libertà di scegliere, perché una persona come Scalfari, per esempio, che ha detto no, io rimango con l'Einaudi e non mi interessa, è una persona che venderebbe i suoi libri con qualunque casa editrice e li pubblicasse. Quindi non è il problema di un piccolo scrittore che ha bisogno della Mondadori. Sono persone che spostano voti. Quindi dovrebbero avere un certo tipo di responsabilità, perché poi il bello è che quando fanno le conferenze chiedono alle persone un sacrificio personale vero, e quindi c'è gente che segue anche le loro parole, e poi quando è il momento di rimetterci loro un niente si coprono dietro queste belle, non lo so, mi sembra una cosa abbastanza ipocrita. Molto chiaro. Chiedo scusa, la prolissa. Sono stata un po' prolissa, scusate. Vogliamo sentire anche un'altra domanda, così poi chiudiamo su... Buonasera. Per tornare un po' al discorso sulla profondità, volevo chiedervi se liquidare la questione della tecnica con una battuta sulla lavatrice non vi sembra un po' surfare sulla superficie. Grazie. Allora, dico due parole io, così poi, se non ci sono altre domande, così poi conclude, diciamo... Piero Dorfles. Sulla questione degli autori Mondadori confermo quello che ho detto prima. Secondo me loro dovrebbero, alcuni di loro dovrebbero sentirsi in imbarazzo per la reazione che hanno avuto, alcuni di loro, quella sì, a volte un po' ipocrita, non in tutti i casi, in qualche caso, quelli che si sono ribellati con violenza dicendo un complotto delle altre case editrici che vogliono rubare gli autori, ce l'hanno con noi, noi siamo la vera, poi insomma, quelli forse dovrebbero sentirsi in imbarazzo. Io credo che un autore che continua a pubblicare con Mondadori o con Einaudi dichiarando l'esistenza di un problema e quindi del tipo di quello di cui ha parlato lei, di cui stiamo parlando noi adesso, non perda di credibilità. È davvero una questione, in questo caso più che in altri, di come e di modi. E questa è la mia opinione. Se volete proprio che la dica tutta, io ho avuto a lungo, diciamo, offerte da quel gruppo, avrei potuto accettarle, poi ho preferito accettare, perché le trovavo preferibili, le offerte dell'altro gruppo che è RCS, ma avrei potuto accettarle. Oggi sono contento di non averlo fatto, perché sarei stato in un imbarazzo spaventoso, però è ovvio che il mio personale imbarazzo sarebbe stato incrementato, come dire, dal fatto che ho diverse vesti e quindi sarei stato in terribile difficoltà. Però davvero io non credo che per il solo fatto di continuare a pubblicare con quegli editori taluni autori importanti perdano di credibilità. La questione ha a che fare con i modi. Due parole sulla faccenda della tecnica, sulla superficie e sulla profondità, su cui poi risponderà, diciamo, essendo stato chiamato in causa in quanto utente di lavatrici, Piero Dorfles. No, non v'è dubbio che, insomma, in una conversazione quale quella che stiamo facendo qui si ponga la necessità di raggiungere un equilibrio non facile, che non sempre viene raggiunto, fra leggerezza e sostanza dei concetti o tentativo di andare in profondità. Ripeto, sulla lavatrice risponderà Piero Dorfles. Io credo però che certa riflessione di tipo sostanzialmente metafisico sulla tecnica e sulla tecnologia, espressioni che vengono usate come sinonimi, nel che vi è già un grave errore di analisi e di diagnosi, che vengono usate come entità personali e quindi in qualche modo
come l'essere parmenideo, se proprio vogliamo fare riferimento all'autore cui si riferisce, si ricollega Severino, o addirittura si formulano affermazioni come quella che abbiamo letto, perché poi uno insomma deve rispettosamente essere capace di esprimere con chiarezza quello che pensa. Se io fossi capace di ritrovarla sarebbe tutto molto più bello. Ma insomma, vabbè, quella sul fatto che la tecnica usi l'uomo, che a mio modo di vedere è una frase priva di senso, che però suona molto bene, beh, io credo che si debba avere il diritto di dirlo, riservandosi anche di approfondire in sedi diverse da questa, ma non credo che sia un surfare in superficie, sia una rivendicazione sana del proprio diritto di utilizzare l'intelligenza critica senza sconti per nessuno. Ma ovviamente sono d'accordo, non si può pretendere che noi qui adesso si faccia un discorso così approfondito, però visto che mi è stato chiesto qualcosa voglio aggiungere, perché è molto facile dire che la tecnica finisce per divorarci, per toglierci capacità, per eliminare capacità anche analitiche, ma c'è qualcosa che invece effettivamente può essere rischioso, non tanto nella tecnica quanto nel paradigma della scienza. Giustamente si diceva prima, allora anche Galileo è un barbaro. Certo che coloro che propongono dei paradigmi nuovi che cancellano il passato, perché dimostrano che il passato era basato su presupposti sbagliati, tendono a cancellare qualcosa, e questo è dal punto di vista scientifico perfettamente corretto. Una volta stabilito che non è il Sole che gira intorno alla Terra ma viceversa, noi non pensiamo più al fatto che ci fosse un paradigma diverso e che gli antichi pensassero altro, o che addirittura fino a non molti secoli fa si bruciassero quelli che pensavano al contrario. Però il meccanismo, se esteso agli altri processi conoscitivi, è pericolosissimo. Sarebbe come dire, siccome siamo finalmente riusciti a trovare per esempio la coscienza collettiva del fatto che la pena di morte è sbagliata, non se ne parlasse più. Ma l'uomo ha continuato a ammazzare i suoi simili per millenni. Questa cosa non è che possiamo dimenticarla, perché sennò il giorno dopo viene fuori uno che dice Schwarzenegger e noi pensiamo di crederci. È sbagliato, perché la coscienza degli sbagli fatti nel corso della storia dal punto di vista storico è necessario, dal punto di vista scientifico no. Noi non abbiamo bisogno di sapere come funzionava il telefono a manovella, abbiamo un magnifico telefonino in tasca, ma dobbiamo avere coscienza del fatto che la storia è fatta di passi, e quando effettivamente ci si rende conto che la tecnologia tende a cancellare tutto quello che c'è prima, non ci spaventa. E a me invece spaventa, e qui penso che ci sia un ragionamento da fare, quando adeguandoci al paradigma della tecnologia noi cancelliamo anche quelli che sono tutti i passi che abbiamo fatto per arrivare ad oggi e anche al nostro benessere, faticosamente conquistato, importante. Ma non si può dimenticare quello che c'è prima, altrimenti, come accade, ci si dimentica persino che per decenni, dalla fine della guerra ad oggi, anzi dall'inizio della modernità ad oggi, gli italiani sono emigrati e sono stati trattati in modo selvaggio e razzistico in tutto il mondo, esattamente come oggi qualcuno di noi fa qui. E questo non va dimenticato. Grazie a tutti e buonasera.